Buonasera, sono Paola di Progresso Channel. Ciao ragazzi, bellissimo quando abbiamo questi gruppi di piccolini perché sono quelli che danno maggiore soddisfazione. Allora, loro sono i ragazzi del Crevalcore, sono misti 2009-2010, sono dei piccoli amici, ce lo spiegheranno comunque loro. Adesso ragazzi io vi passo il microfono uno per uno, mi dite come vi chiamate, di che anno siete, giocano già in un ruolo? Più o meno, mi dite più o meno in che ruolo giocate e magari che partita avete giocato oggi, com'è andata, ok? Pronto, tu per primo. Sono David, sono un 2009, gioco in difesa, oggi è stata una bella partita, mi sono tanto divertito. Contro chi avete giocato? Ti ricordi? Progresso. E avete vinto o avete perso? Perso. Vai, passa. Mi ricordo cosa voglio. Come ti chiami? Di Achille. Che anno sei? Guarda lui. 2010. In che ruolo giochi più o meno? Attaccante, portiere, tipo tutti. Parla con il microfono. Ma decidi tu in che ruolo giocare o lo decide il mister? Decide il mister. Ah, meno male. È in gamba, ti decide giusto. Sa fare? Ci sbaglio ogni tanto. Si sbaglia ogni tanto. Vabbè, passiamo dietro? Vai. Mi chiamo Lorenzo, sono 2009, gioco in difesa e anche in attacco. Mi chiamo Davide. Sono un 2010 e gioco in attacco. Mi chiamo Marco, gioco sono 2009, gioco terzino sinistro e basta. Io sono Nicolò e gioco un po' in porta, un po' in attacco. Io sono Giacomo, sono nato nel 2009, sono un po' in attacco, un po' in difesa. Allora, qui con noi c'è il vostro mister, sappiamo che è un mister, prima ci ha accennato anche al fatto che è anche un giocatore, quindi adesso ci racconterà un sacco di cose. Voi le sapete già queste cose che ci deve raccontare il mister? No, allora ascoltiamo tutti bene. Prego, mister, ti presenti, ci racconti un po' di te. No, sono Alessandro Di Blasi e da quest'anno ho deciso di intraprendere la carriera di mister dei piccoli amici con dei bambini che sono educatissimi e fantastici e anche bravi giocatori, pur avendo perso oggi, però capita. E sono contento anche perché ci sono bimbi più piccoli come 2010 che ti stanno dando da fare anche con quelli molto più grandi di loro. Abbiamo disputato anche tornei con dei 2008, quindi siamo in gamba e niente, ho giocato qui al Progresso da quando ero piccolo, dai 5 anni fino ai 14-15, ho avuto mister come la Pina, la Loretta, Alessandro Viviani, quindi ho passato dei bei anni qua a Castel Maggiore. Fino ai giovanissimi oltre? Fino agli allievi, il primo anno degli allievi. E adesso giochi ancora? Adesso gioco nella prima squadra del Crevalcore in promozione. Ah, in esatto, e speriamo di salvarci. Ah, si è messo come noi la nostra prima squadra. Esatto. Questo è il momento in cui si decide un po' tutto. Esatto. Certo. Okay. Allora, tu sei di Castelmaggiore, per questo motivo ti allenavi qui, eri qui. Quindi hai giocato il tassi da bambino, perché già c'era, ok, l'hai vinto, hai avuto che tipo di esperienza hai avuto qui, dici? Ma per me è il torneo più bello in zona perché è pieno di squadre, poi c'è un bel clima e vinto mai, purtroppo mi ricordo un terzo posto, credo, poi adesso i ricordi sono un po', però ho sempre apprezzato questo torneo, pieno di squadre, di bambini, molto molto bello. Voi qui come Crevalcore siete presenti solo con questi bambini? Avete anche delle altre categorie più grandi? Sì, 2006. Credo 2007. Non ho visto 2007. Ok, non i grandi, non arrivate fino ai 2004-2005, così. Ok. Allora, questi bambini, ad esempio, che mi hanno detto che giocano sia in attacco che in porta che in difesa, ad esempio chi era uno di voi che me l'ha detto? Tu. Ma cosa ti piace di più? Dillo a lui.
di questi in tre blocchi. In porta. Però mi piace, l'unica cosa che mi piace la mia preferita è stare in porta. Altri che giocano, che fanno tanti ruoli, che cosa preferiscono? Anch'io sono un portiere, mi piace stare in porta, ma sto anche un po' in attacco, poi basta. Il mio ruolo preferito è l'attacco. E dove giochi, l'hai detto prima, non mi ricordo? Anche un po' in difesa. Ma uno, il discorso è, mi piace di più quel ruolo, però mi riesce meglio l'altro, e quindi il mister che si sbaglia a metterti dietro invece che davanti. Dimmi, dimmi. Per me no. Ah, ok. Insomma, è bravo questo mister. Sì, bravo. Lui ha detto che siete buoni, che siete bravi. Sì, siamo cosa bravi. Cosa dire di lui? Mister molto bravo, ci fa allenare tanto. Ma vi sgrida? Alcune volte. Perché per essere bravo un mister deve sgridare, eh? Perché se... qualcuno non può. Cosa dici qui? Qualcuno fa un po' il pantalone. Ma qualcuno di voi lo sa... cioè voi lo sapevate che il vostro mister gioca? Sì. Gioca ancora. Andate mai a vederlo giocare? No, io no. Tu l'hai visto? In che ruolo gioca il mister? Gioca a terzino sinistro come me. Giusto? È giusto? È giusto. Bene, bravi. Lo sono anche attenti, bravissimi. Ma sei migliore te o lui? Lui. Va bene, ragazzi, vi salutiamo, vi lasciamo andare a casa. Siete stati carinissimi, grazie mister. Speriamo di vedervi ancora qui con noi. Salutiamo il regista. Ciao, ciao.